Sono Filippo Galletti, team leader del Jolly Roger Gaming, e con questo video volevamo dare vita a un nuovo progetto. In cosa consiste? Beh, in questi 2 anni e mezzo da quando ci siamo fondati, voi avete imparato a conoscerci a livello di risultati, team competitivo, eccetera, eccetera, ma a livello umano o di come singolarmente noi abbiamo iniziato, voi sapete poco o nulla. Esattamente qual è l'obiettivo di questo progetto? Dirvi sostanzialmente chi siamo al di fuori del mero gioco competitivo. Perciò una volta a settimana, ciascun membro del nostro team pubblicherà un video sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook dove dirà chi è, cosa fa nella vita reale, quali sono le sue aspirazioni e per quanto riguarda il gioco dirà come è iniziato e quali sono stati i suoi momenti più alti, i suoi momenti più bassi, eccetera, eccetera. Allora, parlando personalmente, io ho 23 anni, di cui 13 passati a giocare a figurine, e lavoricchio. Do ripetizioni di matematica per un totale di 14 ore a settimana, nel mentre sto ovviamente cercando un lavoro serio, nel mentre sto anche studiando per il test di ammissione all'università che avrò il prossimo 28 maggio, perché appunto voglio iscrivermi alla facoltà di marketing della Bicocca a Milano, perciò voglio riprendere l'università che ho dovuto lasciare qualche tempo fa per problemi economici. Nel tempo libero esco con i miei amici, sia del gruppo giarrofilo sia del gruppo normale. E poi vabbè, esco ovviamente anche con la mia ragazza con la quale farò 10 mesi fra 4 giorni. Ti amo, amore. Nel tempo libero, quando non gioco a Yugi, non penso al metagame e non tormento i miei compagni di team, mi piace molto il cinema. Quindi guardo tantissimi film, serie televisive, eccetera, eccetera. Sono un appassionatissimo di lettura, come potrete ben vedere. E mi piace lo sport in maniera maniacale, praticamente una droga. Da praticare, specie a tutti, ma specialmente beach volley, sci, nuoto e calcetto, e da vedere qualsiasi c'è. Fino a ieri ero seduto qui sul divano e guardavo su questa tele il Mondiale Juniores Under 17 di freccette su Eurosport, quindi per farvi capire a che livelli siamo. E sono tifosissimo della Juve, grandi raga, siamo a Berlino, forza, e del basket NBA in generale, e in particolare dei Boston Celtics. Per quanto riguarda il gioco, io ho sempre iniziato, ho sempre giocato a figurine. Io quando già ero all'elementare giocavo con le figurine dei Pokémon, poi sono passato a Duel Master, però sempre con le figurine ci ho sempre avuto a che fare. E poi, quando avevo 12 anni, al centro estivo, ricordo, io giocavo a Duel Master, ricordo che c'erano questi ragazzini qua, tanti, che giocavano con questo tipo di gioco che io non sapevo, non conoscevo perché era molto diverso da Duel Master, lo trovavo molto diverso. Con queste carte di colori diversi, verdi, piuttosto che rosse, arancioni, gialle, viola. Ovviamente, beh, quel gioco avete capito, è Yugi. Ed è così che ho iniziato. Io ricorderò sempre col sorriso le prime partite che facevo, il primo mazzo che ho montato, che era un mazzo praticamente il cui obiettivo era di spaccare qualsiasi mostro, di far rimbalzare in mano qualsiasi mostro che giocava l'altro. Quindi giocavo Enen, Insetto Mangia Uomini, Muro Illusorio, Guardia Misteriosa, Guardia Custode di Tombe, 3 Cyber Giara, 5 Buchi Neri, ovviamente tutto in Barbara, Bannet, Giara di Fibra, Pot of Greed, insomma, di tutto. Però le ricorderò sempre col sorriso perché erano proprio partite bellissime, spensierate, partite che fai quando hai 12 anni, partite bellissime. Soprattutto, secondo me, quello che aveva tanto influito lì era proprio il clima d'amicizia che ho trovato, che è sempre quello. Che è sempre quella la componente fondamentale per me. Secondo me l'obiettivo quando sei in un team qualsiasi, è riuscire a gioire dei successi dei tuoi compagni di team come fossero i tuoi. Se tu ci riesci, non esiste vittoria di mondiale, europeo, Shonen nazionale che possa valere una gioia come quella. E appunto l'aspetto sociale per me è la cosa più fondamentale. Infatti, da molto tempo a questa parte, la vera cosa che mi fa giocare è la community del gioco italiano di Yugi. Potremmo fare i mondiali di briscola piuttosto che gli europei di canasta, o potrei giocare a Scala 40 o Ruba Mazzetto,
che comunque se la community è questa io ci giocherei proprio tranquillamente senza problemi. Il mio più grande momento, diciamo, nel gioco è stato di sicuro la top 32 che ho fatto a Lille nel 2013, allo show di Lille nel 2013, perché era una top che inseguivo da tantissimo, ho fatto tante bolle al nazionale, tante bolle all'europeo e ne seguivo da tantissimo. Potete chiedere a Nick Mazzoleni che era lì, mi vide, fu la prima persona che mi vide dopo che vinsi il penultimo turno ed ero dove ero in top e è stata veramente una liberazione. E il mio più grande rimpianto, vabbè, è stata la top 8 persa all'europeo contro Michele Verdone, Michael Gruner come vi pare, perché vincere avrebbe voluto dire non andare al mondiale per me, andare al mondiale per il Jolly, sarebbe stata veramente una cosa fantastica. E beh, qualche volta quella partita ci ho pensato milioni di volte, però che adesso qualche volta infesta i miei incubi. E per il resto niente, come aspirazioni che ho nella vita adesso è ovviamente nell'immediato vedere riuscire a conciliare il sabato del nazionale con la finale di Champions la sera, quello sarà già un problema. Poi vabbè, nel futuro spero di iniziare a passare il test per l'università, iniziarla, portarla a termine, stavolta sperando di non avere i problemi economici che ho avuto perché mio padre era fallito. E niente, poi nel gioco è ritornare personale, è ritornare in top 8 all'europeo e del team di farlo diventare il migliore possibile, ecco, a livello soprattutto umano. Perciò, niente, questo è quanto. Ci vediamo al nazionale che sarà tra 3 settimane circa. Apro una piccola parentesi per una roba che non ho detto prima. Se mi chiedete qual è il mio torneo preferito, è sicuramente il nazionale. Perché rivedo sostanzialmente tutti voi, cioè rivedo la possibilità secondo me di rivedere amici della Sicilia, Calabria, Napoli, eccetera, eccetera, sono veramente Puglia, è veramente importante per me. Perché sia gli show in qualcuno di voi li rivedo, ma la nazionale riunisce tutti e beh, bene o male amo ciascuno di voi perché ciascuno di voi a suo modo mi ha reso quello che sono, quindi per quello non sarà il mio torneo preferito. Vabbè, vi saluto, al prossimo video, ogni giorno.